Cari amici utenti dell'Inchiostro Fresco, siamo a Casella e oggi è sabato 21 maggio ed è il grande giorno perché è il giorno della riapertura della mitica Genova Casella. È anche il giorno di mercato, qui siamo nella piazza principale, è una giornata splendida, piena di sole, sta benissimo, giornata di primavera clamorosamente magnifica. Adesso vi faremo vedere un po' di squarci di questo bellissimo paese e anche naturalmente squarci e scorci del Trenino che tutti noi aspettiamo un po' per Casella e ci accolgono queste c'è, diciamo, un dialogo a distanza, sì, esatto, una chat, un cagnolo tra questi simpatici cagnolotti, ciao Spedizzola e questi altri due leoni, tre leoni. Ecco un gatto di Casella. Un bel gattone. Un bel gattone. Simpatico. Anche lui aspetta il trenino. Anche lui aspetta il trenino. Ah, che belli. Questi. Dove si trovano questi asinelli allora? Località Cascinette, devo spostare io? Località Cascinette sopra Montorgio, tra Montorgio e la Brevena. Fate le adoperate per fare delle escursioni? Sì, anche. Organizziamo trekking sommeggiati lungo i sentieri del Parco dell'Antola, a seconda di chi ci richiede, le varie distanze, varie lunghezze. Bello, bello. Reduce dall'International Meeting Mini, un evento sulla Mini classica che si svolge ogni anno in un paese diverso d'Europa. Vi partecipano fra le 2500 e le 5000 macchine tutti gli anni, quest'anno era in Belgio, a Lommel esattamente. Ho fatto un viaggio di 1200 km andare e 1200 tornare per pura passione, per incontrare un sacco di altre persone che hanno la mia stessa passione. Cari amici utenti, siamo proprio in stazione a Casella, pochi minuti prima dell'arrivo del treno. L'attesa è qui, trepidante. In stazione a Casella abbiamo incontrato il signor Coniglio della Croce Verde di Busalla, nostro grande mitico amico, presidente della Croce Verde busallese. E che ci ha un po' detto delle novità che ci saranno, se ce le vuole dire anche. A Busalla praticamente il mese prossimo, in collaborazione con la Casa della Salute che ci dona un defibrillatore ai cittadini, noi metteremo 5 defibrillatori, 3 a Busalla, 1 a Sarissola e 1 in Seminella. Questo li doniamo noi e ripeto, uno ce lo dona anche la Casa della Salute. Molto. Cari amici utenti, abbiamo raggiunto il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Busalla di Casella, il dottor Antonino Roberto Nicosia, e siamo rimasti veramente stupiti e ammirati da questa scuola. Ci vogliamo un po' parlare perché siamo qui. È una bellissima scuola fatta ormai parecchi anni fa. La cosa meglio, più bella, quella che è la serra. La serra. Che negli anni è cresciuta e non si ferma. Sì, l'ultima crescita. Ah, dove? Sì, perché vabbè, ci ha messo in mani anche una persona esperta che ha portato le piante, le concime, eccetera. Però adesso impariamo con la situazione che alla cultura del comune di Casella, una battuta su questa riapertura del trenino. Siamo in trepidante attesa e in festa, in grande festa. Benissimo. Attendavamo da 3 anni ormai, dopo varie vicissitudini si riparte, non riparte, finalmente riparte. Quindi per noi è una rinascita a livello turistico, commerciale, ma proprio per il paese. È storico, è dal 1929 che abbiamo il trenino e adesso finalmente nel 2016 partiamo. Una nuova carrozza, una nuova veste. Cari amici utenti, abbiamo incontrato il sindaco che gentilmente ci fa una battuta. Che cosa vuol dire per Casella la riapertura del trenino? Vuol dire pendolarismo, vuol dire turismo, vuol dire che ritorniamo nel circuito del turismo alla grande. Questo vuol dire per invece tutte le valli, per la Valle Scrivia, non solo per la Valle Scrivia, un modo per raggiungerci e per poter vedere le bellezze artistiche e non solo, e culturali sicuramente, di tutta la valle.
rimmortalo per l'inchiostro fresco. Sì, è bello, è giusto. Fanno il cambio locomotive. Un fischio! Bene, Presidente, allora hai visto la popolarità del trenino? Il trenino è una potenza. Penso che una buona leva sia una un entusiasmo che è stato diffuso e comune lungo tutto questo primo viaggio inaugurale della ripartenza del treno di Tornello. Qua siamo a capolinea, ma è capolinea che in realtà è una partenza di un viaggio che deve essere molto più lungo, e come tutti i viaggi evocano quelle suggestioni, quelle attese che io credo del territorio, che si vede dalle migliaia di persone che sono qua oggi, no? Direi di sì, l'abbiamo dimostrato, l'affluenza è incredibile, dall'altra parte l'aspettativa era che ora sta a noi, chiaramente, come ha detto giustamente il Presidente, sta a noi fare in modo che il trenino funzioni come deve, siamo noi che dobbiamo portare avanti lo sviluppo, dobbiamo fare il marketing della nostra valle, per far sì che la gente venga su e venga su per qualcosa, chiaramente, ma sono sicuro che già tutto si sta muovendo, e quindi sono sicuro che il futuro sarà veramente, ma veramente rotto. L'aiuto da parte della regione sicuramente c'è, quindi non vedo perché la cosa non debba funzionare come deve funzionare. Eccoci qua sul Genova Casella.